Haring ha studiato, ovviamente ha amato, e ha assimilato a tal punto la storia dell'arte da inglobarla spessissimo nei propri lavori. This exhibition is something that has never been done before, never. This is the first time that you can go into the museum, you can see with your own eyes the correlation, the correspondence, the influence of the art of the past on Keith Haring. Drawing, specifically drawing, through a source of entertainment, through something that was fun and something that was also interactive. That certainly wasn't fine art, but I think that's what created his passion for drawing and for using drawing as a way of expressing yourself. Questa mostra si intitola Keith Haring About Art. Già dal titolo, insomma, si dovrebbe capire che è qualche cosa che gira intorno al concetto di arte, e che può sembrare una banalità, ma in realtà Haring è un artista che è molto conosciuto e celebrato anche, insomma, attraverso mostre o pubblicazioni per l'aspetto, come dire, controculturale del proprio messaggio, quindi per l'attenzione agli aspetti sociali e politici della vita, come soprattutto insomma, il razzismo, l'omofobia, le prevaricazioni e quant'altro.